Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il LaCie Network Space Max. Nello specifico abbiamo il taglio da un paio di terabyte. Come potete apprezzare, la videata che vedete in questo momento è quella relativa al disco di installazione, appunto, delle applicazioni che trovate in fase di vendita. Adesso lo esploriamo rapidamente. All'interno trovate il LaCie Network Assistant, Genie Backup Assistant e Adobe Reader. Trovate anche i documenti, manuale utente, cosa che appunto potrebbe essere comoda, registro e domande frequenti. Prodotti vi fa in sostanza una panoramica degli altri prodotti di LaCie. Vedete, potete selezionare in sostanza la destinazione, non so, DVD, monitor o dischi fissi desktop e darci un'occhiata oppure uscita. E la panoramica dei prodotti equivale in sostanza a visitare il sito web di LaCie, è un altro modo, diciamo, per generare un minimo di pubblicità e di conoscenza sui prodotti appunto del marchio. Abbiamo installato l'utility, diciamo, di ritrovo nella network che avete in casa di LaCie Network Space Max. Come vedete, noi l'abbiamo installato l'assistente di rete. Possiamo decidere di entrare in preferenze, possiamo andare in finestra di configurazione o attivare un dispositivo. Per quanto riguarda le preferenze, possiamo in sostanza decidere se il LaCie Network Assistant deve essere sempre attivo e mostrare gli aiuti. Per quanto riguarda la finestra di configurazione, vi fa in sostanza il riassunto della situazione del NAS che avete collegato, in questo caso riconosce il Network Space Max, e vi dice la versione del sistema, eventualmente vi dà la possibilità di aggiornarlo o vi permette di configurarne appunto le funzionalità, come vedete in questo caso automatica DHCP. Per quanto riguarda i volumi, anche si può, diciamo, gestire parzialmente la qualità e soprattutto la tipologia degli stessi. In ogni caso, di base vi fa il riassunto, vedete, il volume open share, quindi vi dà la possibilità appunto di condividere i file con Windows. Per quanto riguarda l'autenticazione, potete appunto sfruttare l'autenticazione nel momento in cui andate a impostarla lato NAS. Per quanto riguarda l'attivazione di un dispositivo, è una funzione comoda all'interno della LAN alla quale in sostanza siete collegati. Potete inserire l'indirizzo di un MAC address, per capirci, quindi l'indirizzo MAC di un dispositivo di rete che supporta la funzionalità WAL, ossia Wake on LAN. Questo Network Assistant in sostanza invia un Magic Packet che va ad attivare, quindi va ad accendere quel dispositivo, ovviamente se quel dispositivo supporta l'accensione da remoto e se questa accensione da remoto viene abilitata sul dispositivo, perché ci sono dispositivi di rete, computer per esempio mi viene in mente, che accettano la funzionalità WAL, ma dovete prima di tutto abilitare il WAL sulla macchina, poiché in molti casi la funzionalità WAL è supportata, ma non è attivata di default. Detto ciò, entriamo finalmente nella cartella. Vedete, siamo in Open Share, quindi vi permette in sostanza di entrare direttamente nella condivisione, nella cartella di condivisione del network Attached Storage di cui stiamo parlando, quindi del NAS, del disco di rete. Chiamatelo un po' come volete, tanto insomma il concetto è quello. Andiamo quindi ad inserire le nostre credenziali. Di base siamo admin. Ovviamente la configurazione avviene via rete. Detto questo, i vari programmini potete installarli, come per esempio l'assistente di rete, perché vi pesano pochissimi megabyte, quindi diciamo è un peso irrilevante per il sistema, non stiamo parlando di diversi gigabyte di installazione. E vi agevolano, perché in determinati casi, come per esempio la funzionalità di avvio remoto, può essere comoda per velocizzarvi in determinate operazioni. Detto questo, tutta la configurazione avviene via browser web, quindi potete puntare direttamente via browser web il Network Space Max e cavarvela già così, senza installare nulla.
Detto questo, io consiglio appunto di installare perlomeno l'assistente di rete. È opzionale il fatto di installare Genie Backup Assistant. Entriamo quindi nella dashboard del nostro NAS. Come potete apprezzare, il layout è decisamente simile e decisamente omogeneo con la famiglia appunto di NAS targati LASI. In questo caso parliamo di un NAS più semplice, è sì dotato della funzionalità RAID, ma è un NAS dedicato prevalentemente all'utilizzo in quei contesti tipo casa, tipo piccoli uffici, ma soprattutto diciamo ambienti domestici, dove appunto si richiede un minimo di sicurezza dei dati, proprio perché appunto viene supportata la funzionalità RAID, ma non ci sono grosse pretese dal punto di vista delle prestazioni, come vedremo diciamo nella recensione finale, e soprattutto dove non ci sono particolari e specifiche competenze tecniche per la configurazione di insieme. Come possiamo vedere, abbiamo risparmio di energia. Entriamo quindi nel sottomenu, vedete abbiamo una luce di stato, è in sostanza un piccolo LED che vi indica in sostanza che il NAS è acceso o spento e vi permette in sostanza di spegnere i dischi rigidi che sono collegati, potete impostare un determinato lasso di tempo, vedete 3 minuti, 5 minuti, mai, insomma va a vostro gusto, come avete anche un'eventuale modalità dormiente. In ogni caso potete anche pianificare settimanalmente, come vedete dal lunedì alla domenica, un timer di accensione e un timer di spegnimento. Detto questo, passiamo quindi alla gestione utenti. Aspettate un paio di secondi, come vedete l'interfaccia si aggiorna, non ci mette diciamo nulla, quindi abbiate fede che non ci sono particolari ostacoli. Per quanto riguarda gli utenti, avete un account utente, di base ovviamente avete l'account amministratore e avete un'eventuale gestione della condivisione pubblica, di base la cartella si chiama OpenShare, in ogni caso potete appunto aggiungere gli utenti un po' come vi pare, quindi avete per esempio in casa l'utente Paolo, l'utente Mattia e l'utente Lucia, potete tranquillamente andare ad inserire tali nomi all'interno appunto della gestione utenti, così che tutti questi utenti possano avere diciamo cartelle e comunque zone di loro interesse, soprattutto impostando diciamo i privilegi di accesso che questi tre utenti che abbiamo menzionato si ritrovano all'interno appunto del NAS. Procediamo con la rete. Avete la possibilità di configurare il DHCP oppure configurare manualmente l'IP del sistema. Avete la possibilità di avere un accesso remoto con risoluzione dell'IP dinamico, quindi andate su Dynamic DNS, dindns.org, e andate in sostanza a cookarvi una stringa alfanumerica che va a emulare diciamo il comportamento di un IP, solo che normalmente l'IP che viene concesso agli utenti domestici è un IP dinamico. Con questo sistema si trasforma quell'IP dinamico in IP statico, perché andate ad inserire appunto questa stringa alfanumerica presente su molti servizi gratuiti. Dynamic DNS insomma credo sia uno dei più famosi, ma poi funziona molto bene, quindi poi a chi serve effettivamente può valutarne l'eventuale utilizzo. In sostanza avete l'inoltro porte, come avete anche la sezione avanzata. Infatti potete per esempio, in caso di piccoli uffici, potreste avere per esempio un proxy all'interno appunto della network, e in questo caso potete abilitare il proxy e potete eventualmente avere anche un'autenticazione per il proxy. Avete la possibilità di avere anche la sezione dedicata all'SMTP, che in sostanza è il server che se configurato vi permette l'invio di mail, di notifica, per esempio, le scegliete voi le notifiche che volete diciamo ricevere. In ogni caso funziona anche con server esterni, quindi non è necessario avere un mail server proprio per farlo funzionare. Arriviamo quindi in backup. Backup, avete la possibilità di creare un'attività. Vedete, nel momento in cui voi create un'attività, è un'attività comunque semplice, potete fare un backup o un ripristino di una delle cartelle appunto contenute all'interno di questo disco. Vedete, noi facciamo backup, condivisione interna, vedete My Share o Open Share, condivisione interna come sorgente e destinazione, sempre My Share o Open Share, perché in questo caso esistono solo queste cartelle. In questo modo, in pratica,
con backup e ripristino potete backupare o ripristinare determinati dati presenti all'interno di una cartella di questa soluzione NAS. Quindi voi potreste per esempio decidere di fare un backup dei dati contenuti nella cartella Pippo, in modo tale da avere questi dati salvati, poiché se l'utente che accede alla cartella Pippo fa danni, potete facilmente ripristinarli ridandogli in sostanza accesso ai dati che magari ha rovinato, ha cancellato, ha perduto, insomma ce ne sono tante di motivazioni che possono essere diciamo utili da prendere in considerazione per appunto eseguire un backup delle cartelle. Per quanto riguarda il supporto, vi permette di entrare nella modalità di aggiornamento del firmware. Potete impostare un aggiornamento automatico. Per far sì che l'aggiornamento automatico sia attivo e sia soprattutto funzionale, dovete dare un accesso ad internet al NAS, quindi dovete considerare appunto di fornirgli un accesso alla rete esterna. Entriamo in impostazioni generali. Vedete, sembra un paio di secondi e la pagina si aggiorna, quindi non è diciamo particolarmente lunga tale operazione. Potete impostare data, ora, fuso orario. Di base comunque la sincronizzazione avviene in automatico, sempre se date un accesso alla rete all'AC Network Space Max in questione. Potete abilitare il servizio FTP o il servizio SFTP. Quindi, come potete apprezzare, i servizi diciamo di base, come le impostazioni generali, sono facilmente accessibili. Notate appunto che sul contorno avete 6 linguette grandi più alcuni link veloci, per esempio rete, per esempio porto USB anteriore, per esempio gestione RAID, che vi permettono in sostanza di accedere rapidamente a quella funzione semplicemente cliccando sull'iconcina di vostro interesse. Vedete, io posso passare a gestione RAID, vedete, siamo già entrati nella gestione RAID semplicemente cliccando sull'iconcina. Come posso tornare in impostazioni generali? Semplicemente cliccandoci sopra. Quindi in questo modo diciamo vi si semplifica il passaggio senza dover ogni volta diciamo tornare nella dashboard. Abbiamo l'informazione unità, vedete in questo caso vi dice dimensione unità 2 terabyte, dimensioni formattate 1.8, vi dice in sostanza la possibilità di impostare la dimensione dell'unità USB. Se voi andate a scollegare, in questo momento ce l'abbiamo collegata appunto così da permetterci rapidamente un attimo di fare poi determinate prove e mostrarvi una cosa verso il fondo di questa recensione, di questa demo software, chiamatela un po' come vi pare. E in ogni caso avete un'unità di rete appunto grande 1.8 terabyte, una fetta di questa unità di rete può essere trasformata in pennetta USB. Può essere comodo, per esempio, trasformarlo in pennetta USB per far sì che un amico che vi viene a trovare, un cliente che vi viene a trovare, o comunque qualcuno che per motivi di sicurezza non volete far accedere alla vostra rete, o comunque non volete dargli l'autenticazione perché magari è laboriosa, perché magari è lunga, perché non ve la ricordate, inventatevi il motivo che volete, potete tranquillamente allungargli il cavettino USB e questo amico, tizio, sconosciuto, cliente, vi scarica dentro i dati che appunto vi deve passare, che siano foto, video, filmati, delle vacanze, un lavoro, progetti, non gli cambia nulla. Arriviamo alla sezione download, anche in questo caso, come nel caso degli altri NAS LACI, potete tranquillamente scegliere un determinato download. Normalmente facciamo sempre l'esempio dell'immagine di Windows 8 Developer Preview, parliamo di diversi giga di installazione. In questo caso potete ottimizzare la banda sfruttata per internet senza diciamo sovraintasarla, perché per esempio scaricandosi un'immagine come quella di Windows 8 Developer Preview che pesa diversi giga, se la stessa immagine serve a più utenti che si trovano all'interno della stessa rete, potete scaricarla un'unica volta sfruttando appunto il servizio di download del NAS, così che una volta che si scarica il file appunto da diversi giga, poi ogni utente all'interno della rete può cuccarsi il file senza per esempio eseguire 5 download del medesimo file. Diciamo che si risparmia un attimino tempo e risorse.
Andiamo in porta USB anteriore, avete nel NAS una piccola porticina posta davanti, potete in pratica collegarci un'unità USB, come potete anche collegarci una stampante USB. Quindi potete per esempio sfruttare il NAS anche come printer server. In sostanza gli collegate il cavettino USB della stampante e sfruttate questa, diciamo, funzionalità che vi viene offerta, per esempio condividendo in rete non solo uno spazio di archiviazione, ma anche una stampante che non è nativamente condivisibile, quindi non è per esempio una stampante un po' vecchiotta che non è dotata di porta Ethernet a bordo. Le ultime che vengono vendute fortunatamente hanno direttamente la porta Ethernet a bordo, quindi diciamo che questa funzionalità serve per quelle stampanti un po' attempate. Abbiamo la gestione RAID. Come vedete in questo caso abbiamo la modalità RAID 0, abbiamo eseguito i test comunque sia in RAID 1 che in RAID 0, sia per l'unità USB che per l'unità di rete, quindi tranquilli vi faremo avere e vedere tutte le prestazioni poi in fase di recensione. Fatemi finire un attimo questa demo software, così appunto da concludere il video in questione. In ogni caso la gestione RAID potete andare in gestione, entrate in impostazioni, vedete, potete scegliere il tipo di RAID, potete fare avanti, vedete in questo caso vi dice in sostanza cosa state per fare, potete in ogni caso annullarlo. Come vedete infatti la gestione è particolarmente semplice, insomma vi fa poi anche riassunto, RAID 0 usato due unità, vi dice integro ma c'è il triangolino perché vi ricorda che comunque non ha nessuna protezione dei dati. Quindi diciamo che è un'agevolazione, insomma, come potete apprezzare, una volta che poi voi per esempio scegliete RAID 0, vi fa anche riassunto, quindi massime prestazioni e capacità, ma nessuna protezione dei dati, quindi insomma, poi potete francamente decidere cosa andare a sfruttare, se la ridondanza dei dati e quindi perdete uno dei due dischi, perché vi va ad essere la fotocopia dell'altro, oppure li sfruttate tutti e due insieme, avete un volume più grande, però se uno dei due si rompe, salutate tutti e due i terabyte di dati che avete memorizzati. Per quanto riguarda la dashboard, come vedete non c'è altro. Avete un file browser, in pratica vi permette di sfruttare il caricamento di file tramite browser web, può essere diciamo una funzione comoda. Eccoci qui, vedete, questo è il file browser, vi va poi ad elencare MyShare e OpenShare, che sono appunto le due cartelle presenti all'interno di questo NAS, le va a elencare tutte, all'interno di queste cartelle potete fare cariche e potete appunto caricare un po' quello che vi pare. Consiglio personalmente la configurazione via rete, senza passare appunto tramite il browser web, poiché andate diciamo ad eseguire un minor numero di passaggi, infatti quando andate a mappare un'unità di rete attraverso per esempio Windows, in pochi passaggi l'andate a mappare, quell'unità di rete verrà sempre memorizzata dal sistema operativo e ogni volta che appunto voi volete caricare o scaricare dei dati all'interno di quella cartella fate doppio clic e li caricate e li scaricate senza ogni volta dover passare tramite l'interfaccia web. Secondo me è un attimino più agevole, poi ovviamente la SI vi offre questa chance, potete tranquillamente farla o sfruttarla diciamo o meno. Per quanto riguarda le impostazioni generali, come vedete potete tranquillamente cliccare su una linguetta oppure sull'altra senza particolari ostacoli. Vedete, funziona in maniera più che egregia, una volta quindi che voi arrivate a gestire per esempio un nuovo utente o vedete, potete avere un accesso, una password, dovete ovviamente confermare una password, inserire un'eventuale email e inserire una quota appunto di utilizzo. Quindi come potete appunto notare, nella gestione utenti è agevole, secondo me non presenta particolari problemi, in ogni caso è a portata appunto di chiunque, non ci sono diciamo particolari difficoltà. Viene supportato Time Machine, quindi vi permette la possibilità appunto di effettuare eventuali backup, insomma non penso ci sia molto altro diciamo da evidenziare lato software. Proprio per questo io appunto chiuderei in questo modo
la demo software, diciamo, non c'è molto altro secondo me da mostrarvi, così appunto da realizzare un video compatto. Volevamo stare sulla ventina di minuti, pare che ci siamo riusciti, quindi insomma mi sembra una buona cosa. Questo NAS in sostanza ha la possibilità di gestire diversi utenti, ovviamente ogni utente che si chiama appunto Lucia, Mattia o quel che capita, ha la possibilità di avere la sua sezione con la sua eventuale quota di spazio occupabile, quindi secondo me comunque è ottimamente configurato e sfruttabile in quei contesti, soprattutto di tipo domestico. Perché non lo consiglio in un piccolo ufficio, comunque un ufficio di medie dimensioni? A parte la capacità, che parliamo comunque di un paio di tera, che sono abbastanza stretti per un contesto da ufficio, ma comunque accettabile a seconda poi ovviamente delle applicazioni che bisogna farci girare, ma soprattutto perché manca una gestione, diciamo, un attimino avanzata, quali potrebbero essere per esempio utenti e gruppi all'interno appunto di questo sistema. Questo è il primo motivo. Secondo, come poi vi mostreremo appunto nella recensione, anche perché le prestazioni non sono proprio diciamo ottimali per essere sfruttate in ambito appunto da ufficio. In ogni caso, ora non mi dilungo oltre, la demo software termina così, non c'è altro da mostrarvi. Io quindi vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Li trovate linkati in fondo al video. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo online. A presto da Giuseppe Ragozzino.